radiofonica italiana 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da... Ameria Radio presenta Dentro e Oltre la Radio con Umberto Alunni, Maria Teresa Ferrante e Paolo Pellegrini. Buonasera a tutti, benvenuti alla puntata di Dentro e Oltre la Radio dedicata al radiodramma. Con chi ne parliamo? Ne parliamo con Umberto Alunni. Buonasera, buonasera Paolo, buonasera Maria Teresa, eccoci. Ciao qua. Ciao Umberto. E Maria Teresa, che adesso presento, perché oggi ho presentato prima Umberto e poi Maria Teresa, perché la donna... Il maestro. Prima il maestro e poi alla fine, ecco. Oh, allora, se volessimo fare un piccolo e rapido sunto di quello che abbiamo insomma detto nell'altra puntata che parlava di radiodramma, direi che noi ci siamo soffermati, no Umberto, su quello che è l'essenza del radiodramma, su come nasce, quali sono le suggestioni che deve portare, vero? Sì, 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 abbiamo fatto un po', diciamo, una breve iniziale, no? Una riflessione iniziale su quello che può essere, sul discorso che l'esegesi terminologica non ci deve impressionare, perché non si sta parlando di dramma come un qualcosa... Di pauroso, ma si sta parlando di dramma come rappresentazione, diciamo, no? nell'accezione greca. Chiaramente in questo caso la radio diventa uno strumento attraverso la quale, diciamo, avviene questa rappresentazione, un po' come può essere il teatro, un po' come può essere il cinema, un po' come può essere la letteratura. E ricordavamo che le due arti, no? L'arte nobile, soprattutto la letteratura, in qualche modo, e il teatro, erano un po' disturbate dall'avvento di questa forma, considerata, diciamo, in alcuni casi una forma zoppa, una forma incauta, una forma coraggiosa o in altri casi anche un po' oltraggiosa. Ma vedremo poi in avanti quello che poi nel frattempo è quello che è successo. Però il senso era un po' questo. Abbiamo fatto una chiacchieratina per quello che è stato l'inizio, diciamo, no, del radiodramma, che si è parlato del 24, il primo radiodramma chiamato, denominato Danger, dove Hughes aveva così trovato questo escamotage di recitare questo Danger all'interno di una miniera, al punto tale che questo non facesse così... far sentire la mancanza della visuale, perché di fatto dentro la miniera non si vede niente, insomma, no? Già. Diciamo che poi comunque, se uno andasse ad analizzare, no, i primi radiodrammi sono comunque tutti, no, sulla stessa linea, diciamo, di ambientazione, no? Quindi tutti quasi al buio, che quindi non sarebbero potuti neanche essere fatti in teatro, perché praticamente non si sarebbe visto nulla. Queste ambientazioni un po' claustrofobiche, perché praticamente Danger stavano, come dicevi tu prima, no? nella miniera, e quindi ma anche, se non vado errato, ci sono stati due anche radiodrammi, uno in Germania se non sbaglio e uno in Francia, che erano tutti sullo stesso stile. Sì, ma direi di sì, perché poi questa storia è continuata anche in Italia, no? Magari questa sera faremo menzione dei due radiodrammi italiani, e che per loro particolarità, datazione e tipologia rispecchiano un po' lo stereotipo delle possibili articolazioni dei radiodrammi. Questo praticamente era una ricerca, questi testi, queste sceneggiature erano proprio un supporto all'autore, che in questo modo, come dicevo, insomma, non faceva sentire la mancanza dell'elemento visivo.
ricordando anche che il radiodramma è un concetto abbastanza complicato perché deve dare alla parola, diciamo, tutte quante, diciamo, la responsabilità, il carico degli altri quattro sensi. E quindi solo con la parola ci dobbiamo accorgere della situazione, del concetto, di cosa sta avvenendo. E questa non è una cosa facilissima, non è una cosa facile perché attraverso questo tipo di situazione l'orecchio in qualche modo immagazzina questa informazione, le trasforma, le passa al cervello e il cervello altro non fa che creare delle perimetrazioni, cioè degli ambienti, no? All'interno del quale si poggia la scena. E la cosa stupenda, meravigliosa, è che ognuno di noi articola la scena per come Se ha l'immagina. la sua testa la possibilità di immaginarla. Ah, certo, e infatti questo mi faceva anche venire in mente, anche, no, parlando con Maria Teresa, che è una musicista, dire anche la voce di chi interpretava il radiodramma, quindi doveva essere, cioè doveva essere così espressiva da far vedere cosa. Beh, il personaggio da tirar fuori il carattere anche del personaggio Anche sicuramente. immaginarselo probabilmente, E quindi beh, certo, poi nella dopo sua fa parte fisicità. del discorso che proprio adesso ha detto Umberto, no? Poi è il cervello che poi dipinge la scena in pratica. Oh, sempre per arrivare, no, ricucire un attimo il filo con la prima puntata di cui abbiamo parlato anche di questo. Il radiodramma porta anche a una sperimentazione radiofonica per quanto riguarda la gestione dell'ambientazione e quindi degli effetti, no, Umberto? Beh sì, perché poi non ci dimentichiamo che tutto quello che l'orecchio percepisce genera, diciamo, un effetto, genera una suggestione, ma non stiamo parlando solo di parole, no? Stiamo parlando di musica, suoni, rumori e anche silenzi, perché ricordiamo che il silenzio per sua natura non è una paradigma tra un casotto e un altro, tra una voce e un'altra, ma il silenzio acquista la stessa identica dignità della parola, della musica, del rumore. Quindi bisogna essere molto molto attenti su questo e Hai soprattutto, studiato John diciamo, Cage? Hai come? studiato John Cage? Lo vedi? No, io no, Cage è quello l'attore, Nicolas, Nicholas, che mi piace no, molto. no, no, questo è John. John Cage. No, beh, io ho studiato Arnheim, ho studiato Rocca, Ferrieri, Marinetti, ecco, sono tutti autori che hanno dato un contributo importantissimo al radiodramma, no? Poi, diciamo, ma su questo avremo modo di ritornare perché forse sarebbe Certo. opportuno dedicare una puntata apposita. Cosa ne Sì. pensano gli autori, diciamo, quale contributo hanno dato al radiodramma? Perché noi non ci dimentichiamo, noi siamo, insomma, di Terni, che è, insomma, Carlo Emilio Gadda, un ingegnere importantissimo, diciamo, della fabbrica dove oggi c'è il caos a Terni, è stato un contributo importantissimo a livello radiofonico, a parte che, insomma, ha scritto quella stupidaggine che è quel pasticciaccio di Via Merulana, insomma, no? Già. Quindi Ma sì, una non cosa è, così non è, abbastanza non, semplice, no? sì, così, quella stupidaggine. Ma oltre a questo, ha scritto qualcosa come norme per la scrittura di un testo radiofonico, dove ci sono delle regole ingegneristiche che veramente di primo acchito fanno un po' inorridire, no? Cioè, un librettucolo di pochissime pagine, dove nella sostanza, diciamo, quello che comandano sono i numeri, proprio da ingegnere qual era. Quindi per dire che, insomma, ogni autore ha dato un contributo importantissimo affinché questa attitudine, diciamo, del radiodramma da così scienza che prova ad usurpare alle due arti nobili, la letteratura e il teatro, qualcosa, diventa a pieno titolo un qualcosa che non è che compete con loro, ma c'è insieme a loro con la stessa dignità, con la stessa forza e, considerata la potenza della radio, sicuramente, insomma, con tanti fan in più rispetto a letteratura e teatro.
Bene, allora, avendo diciamo un po' ritirato le fila, no, di quello che avevamo detto nella prima puntata, andiamo un attimo, scendiamo un attimo nel radiodramma italiano. Quindi, no? Con chi Sì. partiamo, Umberto? Ma guarda, facciamo un discorso di datazione, no? Perché non posso dire che una cosa è meglio di un'altra. Io partirei molto semplicemente da una datazione. E su questo c'è quasi un misunderstanding, un'incomprensione, se vogliamo. Allora, innanzitutto nel 1927 abbiamo il primo radiodramma italiano, che è venerdì 13. Nel 29 abbiamo l'anello di Teodosio, un altro radiodramma. Se dovessimo fare le pulci a tutti e due, diremmo che il primo è un adattamento di un testo teatrale, il secondo è una sceneggiatura, diciamo, creata appositamente per la radio. Adattamento, esegesi del termine ce lo fa capire, è un qualcosa che nasce per il teatro, poi si prova, diciamo, no, a reimpostarlo e riadattarlo per la radio. E è ovviamente uno sforzo particolare oppure un esercizio teorico. Ecco, dipende un po' dal punto di vista. Però su questo voglio citare un autore che a me è particolarmente vicino, che è Franco Montreone. Franco Montreone, oltretutto, diciamo, è anche un grande amico, diciamo, del nostro Antonio Zollo, Già, no? caro amico. Che hanno lavorato insieme e quindi, insomma, Antonio lo cita spesso perché, insomma, hanno vissuto fianco a fianco, diciamo, l'esperienza, insomma, della professione giornalistica. Franco Montreone, tra le tante opere che ha scritto, diciamo, ce n'è una veramente stupenda che consiglio a tutti gli appassionati di radio, che è appunto Storia della radio e della televisione in Italia. Questo, diciamo, è un libro stupendo di 700-800 pagine, insomma. Mamma mia! Ma che però è interessantissimo, perché parla, diciamo, in maniera libera. Libera, e insomma lo ribadisco, di quello di come è avvenuta un po', diciamo, l'inizio, la storia della radio, diciamo, le sue evoluzioni. Ecco, in questo discorso non sottaciamo il fatto che non considera per niente venerdì 13 e dice molto semplicemente l'inizio del, adesso se provo a trovarlo, così magari lo provo a leggerlo, perché lo stavo vedendo un attimo, che provo a vederlo. Ah, ecco, a differenza di altri paesi, in Italia il radioteatro fa la sua comparsa soltanto 5 anni dopo la nascita del servizio regolare di radiodiffusione, con l'anello di Teodosio di Luigi Chiarelli, che va in onda il 6 ottobre 1929. Oh, neanche a farlo apposta, insomma, il 6 ottobre, la stessa data del 24, 5 anni prima, dove. Quando c'è stata la prima trasmissione, 6 ottobre 24. In questa situazione, Paolo, un autore come Franco, insomma, è una persona informata sui fatti, come Franco Montereone, non cita espressamente venerdì 13, che è stato, mi ripeto, un adattamento radiofonico elaborato, diffuso 2 anni prima del 29, lasciando intendere, diciamo, una precisa volontà, quella di non considerarlo per niente e di non così, ritenere gradito l'adattamento radiofonico, perché di fatto l'adattamento, insomma, è un qualcosa che nasce per il teatro e poi viene adattato Chiaro. per la. Beh, anche se la pratica poi dell'adattamento, no, anche dei grandi testi è una pratica che poi prenderà molto piede perché tutti i grandi sceneggiati, è inutile dirlo, sono adattamenti di grandi romanzi, no, della grande letteratura, no, uno su tutti, I Promessi Sposi, tanto per dire. È chiaro che anche dal punto di vista della televisione, oltre che della radio. E quindi è chiaro che. E poi, posso dire anche una castroneria, ma anche nell'opera lirica, quindi in una rappresentazione teatrale, perché alla fine è teatro in musica,
sono adattamenti, molti libretti, soprattutto quelli storici, sono adattamenti dei grandi romanzi storici, anche di Shakespeare. Voglio dire, Otello, cioè è Certo. inutile che... Quindi voglio dire, gli adattamenti sono sempre esistiti e quindi sono stati fatti per, diciamo, il mezzo con cui poi veniva divulgato, quindi radio, teatro, cinema, televisione. Quindi voglio dire, però è chiaro che probabilmente nel momento in cui questa pratica prendeva piede, no, per andare verso una nuova forma di divulgazione, sicuramente con tutte le cose nuove c'è sempre una forma di reticenza, no? E quindi probabilmente in questo caso. Però vedi, quello che dici te ha grande fondamento, e su questo sono assolutamente d'accordo. Però ci sono adattamenti e adattamenti, no? Certo, vabbè, quello. C'è in questa situazione, quello che in qualche modo si censura più o meno indirettamente, ma poi te ne parlerò in maniera proprio più diffusa, è il fatto che si stia assistendo a un mero adattamento. Cioè sostanzialmente è una sorta di trasposizione, Paolo, no? Da teatro a radio, dove in qualche modo non si è sviluppata l'accortezza di poter consentire all'udito, no? La possibilità di vedere quello che si vedeva in teatro. Ah, certo. E quindi sostanzialmente è come se si tagliassero delle armoniche, no? In questo caso le armoniche sono i sensi, Sì, certo. no? Cioè, si fa veramente un taglio lineare di queste cose che praticamente non apportano qualità, no? Ecco, poi quando parliamo di adattamento dell'opera, quando adattamento della sceneggiatura, diciamo, di un film, magari mi riferisco più alla seconda, perché la prima non ho, come ben sai, non ho, diciamo, contezza, non ho esperienza. Però in quel caso abbiamo anche la parte, la vista. La possibilità, diciamo, di poter essere supportati anche dalla vista, no? Il che chiaramente in qualche modo rende, non dico più facile perché non vorrei essere rusciato, però rende meno complicato lo spirito dell'adattamento, no? Certo, quello sì. Solo per darti un'ulteriore contezza di quello che voglio dire, ti leggo un passaggio che ha fatto uno studioso, Rodolfo Sacchettini. Rodolfo Sacchettini è un autore che, insomma, ha scritto di teatro, continua a fare ricerca su Firenze, che io conosco molto bene, diciamo, ho avuto modo, piacere, diciamo, di poterlo conoscere, perché abbiamo delle amicizie comuni. E lui dice una cosa molto così non semplice. Nel suo recente studio, Rodolfo Sacchettini attribuisce la bassa qualità dell'arte radiofonica al generale clima di apatia che regna nel medio teatro italiano degli anni 20, e quindi, virgolettato, il tentativo di inventarsi un genere nuovo alla fine si riduce a un'ancora troppo semplice introduzione dei copioni teatrali di suoni e rumori. In questi primi esperimenti, gli orientamenti intrapresi sono due complementari. O si parte dal desiderio di dare risalto alla rumoristica, allora si costruiscono le scene di conseguenza, dando esito a copioni e tipulazioni. Oppure si cerca di sonorizzare sostanzialmente copioni teatrali. Quindi, no, questa composizione, insomma, alla fine, un'altra, diciamo, autrice, Angela Ida De Benedictis, dice: queste composizioni si configurano ancora come estensione o trasposizione di linguaggi artistici consolidati. Quindi, insomma, diciamo che no, non ci siamo, ecco, ancora non ci Certo. siamo. Ma diciamo che bene o male si può essere d'accordo con tutto quello che hai letto tu, se lo trasponiamo, no, diciamo all'origine da cui sono scaturite queste affermazioni, si può essere d'accordo sicuramente, perché no, quello che veniva creato nel radiodramma, come stavi dicendo tu, non è detto che sempre veniva fatto in maniera, diciamo, corretta. Non era, diciamo, non veniva, come dicevi tu, c'erano dei tagli lineari, quindi c'erano proprio la voglia di sperimentare, forse, no? La voglia di
di arrivare a Certo. trovare la quadra di questo tipo di nuova, di nuovo modo di mettere in scena drammi esistenti. Ecco anche perché, voglio dire, se parliamo anche del radiodramma, diciamo, inglese, il primo, no? Se non vado errato, di cui abbiamo parlato l'altra volta, Danger. Danger, e lì nasce proprio così. E infatti l'ambientazione nasce perché scura, perché non si vede, quindi si deve Non questa. hanno avuto abbastanza fantasia i nostri Ma più che altro, ascoltatori. forse era tanta la voglia di sperimentare Sperimentare. che hanno Sì, cominciato, insomma, così un po'. ma credo Posso che dire? veramente fosse un'ansia da prestazione più che Sì, altro, no? esatto, sì, quello Posso che. dire che ci fu qualche critica, non su quest'ultima, però sul radioracconto, ed è espressa con questa quartina molto carina. Radiodramma è quella cosa in cui tutto ben si mischia, pure il vento c'è che fischia perché il pubblico non può. È Carina, bellissima, questa carina. quartina è bellissima. Dà l'idea, insomma, quello che in effetti. Questa, guarda, questa è una, diciamo, delle lettere che sono arrivate in redazione e devo dire che, insomma, il Radio Corriere, per sua natura, ha fatto una grande eco a venerdì 13, diciamo, gli sono state dedicate una barca di articoli, ma perché, ritornando al discorso, che insomma si stava cercando di spingere notevolmente il radiodramma perché si era fortemente irritato. Abbiamo parlato in più di un'occasione del fatto che si soffriva un po' di povertà da palinsesto, no? Soprattutto nei primi anni. Dopo 3 anni, diciamo, no, si è riusciti a fare questo accorcimento e ci si è voluto, diciamo, investire tanto. Ci sono stati, mi ripeto, tanti, tanti articoli che hanno veramente, alcuni dei quali che hanno riportato le lettere, le considerazioni, la quartina simpaticissima che ha letto Maria Teresa, insomma, sono tutte cose che sono presenti, diciamo, nei radiocorrieri delle settimane successive a quando è stato tirato giù il venerdì 13, trovate sia di Mario Gugliano come storia, insomma. E ci sono una serie, diciamo, di situazioni. Qui parla di una cascina in mezzo al bosco, diciamo, no? E chiaramente, diciamo, dove succedono delle cose, dove sostanzialmente, diciamo, i rumori creano quella suggestione che possiamo immaginare. Quindi tutti quanti si sono un po' impauriti. Da questa situazione, e ci sono state, diciamo, adesso provo a trovarne qualcuna, come si dice, degli esiti, no? Diciamo, delle critiche, no? Per esempio, l'abbonata, sto leggendo un pezzetto d'articolo del Radio Corriere dove, mi ripeto, hanno nome e cognome, con buona pace della privacy dell'ora, di chi aveva scritto la lettera, dice: allora l'abbonata X, adesso poverina, non ci sarà più. Ci scrive: non posso dire una parola, perfetto, la voce degli artisti creava la scena più viva, forse dinanzi alla mente di quanto possa esserlo dinanzi agli occhi in teatro. Era tanto evidente che ci si meravigliava di non vedere nulla. Cioè, quindi sostanzialmente questa, diciamo, no, ecco, poi brrr, che spavento, esclama una signora dalla firma volutamente indecifrabile. Dopo il teatrama ci voleva una farsa, la bruciatura dei piedi mi ha fatto pare sogni spaventevoli. Questo sembra l'antenata di Tatarella di Montalbano. Però è un bel lavoro e ha fatto bene la sua parte anche il temporale. Insomma, come vedete, ci sono tutta una serie, diciamo, di racconti, di situazioni che danno corpo a questa sperimentazione, ma non si sottace, soprattutto, diciamo, in una situazione a venire, da chi poi queste cose le ha analizzate da studioso in un secondo momento, non si può sottacere il fatto che, insomma, c'era ancora molta strada da fare. Ma d'altra parte era il primo radiodramma, figuriamoci se c'era strada da fare, no? Certo. Comunque, dalla documentazione, il nostro possesso
si vede anche che Eluri cercava autori di radiodrammi, no, per fare, Ma non li trovava. ma ne trovava, e questa è la cosa che qui si dice: per la generale povertà di invenzione e deficienza di forma, una mancanza assoluta della tecnica indispensabile a questo nuovo genere d'arte. E qui, secondo me, è un argomento interessante questo da affrontare. Perché? Perché fa proprio capire che ci sono delle regole da seguire nel radiodramma, che chiaramente forse limitavano anche l'inventiva dell'autore, no? Abituato, no? Al testo, al libro, o al copione per il film, oppure al copione per una recita in teatro, no? E quindi proprio mancavano la possibilità o l'inventiva, cioè quindi proprio mancava l'allenamento a scrivere per i radiodrammi, e quindi Allora, non c'era nessuno. questo, quello che dici te è giusto, però va, a mio avviso, ripartito in due contesti, Paolo. Perché? Quando, se non ricordo male, al quale ti riferisci tu è il concorso del 26, no? Sì, esatto. Ecco, il concorso del 26, dove nella sostanza si chiedevano dei testi per poter generare dei drammi sulla scorta di quello che 2 anni prima era successo in BBC. Chiaro che se ne parlava, insomma, quindi insomma, non si aveva tanta intenzione di voler rimanere indietro. In quel preciso momento, però, probabilmente l'insuccesso, diciamo, di questa iniziativa derivava più dalla mancanza di inventiva, dalla scarsa correlazione di quella che poteva essere da parte degli autori, la comprensione vera e propria del concetto di radiodramma, piuttosto che la presenza di regole, perché le regole sono avvenute un po' dopo, no? E io ho fatto un'analisi, magari mi ripeto, ne potremo parlare in un secondo momento, perché credo che possa essere interessante, e ho trovato, proprio per il mio vezzo, diciamo, di lavorare un po' sui numeri, una correlazione molto spinta tra quello che era lo stimolo della Uri, Eiar e poi Rai a tirar fuori, diciamo, concorsi e il numero successivo dei radiodrammi prodotti da Rai. Nel senso, quanti, diciamo, concorsi venivano fuori, tanti, diciamo, si riusciva a generare, perché ogni volta che un concorso andava male o andava meno meglio di quello che si poteva pensare, poi magari si rivedevano le regole, si cambiavano le regole del gioco, si creavano le impostazioni. Le cose potevano essere sicuramente più complesse, ma al tempo stesso la presenza di regole metteva le persone nella condizione di poter capire meglio quali erano le aspettative di chi in qualche modo aveva promosso il bando, no? Quindi è una sorta, diciamo, di complicità, se vuoi, che andando avanti con il tempo affina il rapporto tra la domanda e l'offerta di radiodramma. Questo, diciamo, è interessantissimo, ti devo dire che è interessantissimo perché noi siamo arrivati poi agli anni 50 con una produzione importantissima, però mi ripeto, se sei d'accordo ne parliamo in maniera più diffusa, proprio perché in quel contesto, in quel periodo, c'era una precisa volontà, si era registrato un gradimento da parte del pubblico, si cominciava a lavorare su una base tenendo conto, diciamo, di quello che era successo, insomma. Si stava andando avanti. E Ah sì, come? assolutamente. Ah E certo. c'era un certo Enzo Ferrieri, che è uno, diciamo, degli autori che io amo, insomma, in particolare, che, a parte il fatto che scrisse un manifesto riguardante la radio, poi scrisse quel bellissimo libro che è La radio, cioè punto esclamativo, punto interrogativo, punto esclamativo. Credo che tu abbia anche te, perché forse l'abbiamo Sì, comprato insieme, se non ricordo male, no? bravo. Ecco, e questo, insomma, questo, diciamo, cambia un po' le regole del gioco. In questa situazione, nella fase del venerdì 13, è facile dire, insomma, siamo agli albori. Lo siamo in tutti i modi, lo siamo cronologicamente, lo siamo come qualità, lo siamo come tipo di istituzione, lo siamo come empatia, lo siamo come pathos, come autori, insomma,
siamo, lo siamo, inizia, e quindi come è logico che sia, inizia. Poi dopo si approda all'anello di Teodosio, che è un'altra cosa, no? Sinceramente. Infatti, ti volevo infatti stuzzicare sull'anello di Teodosio, no? Andiamo un attimo a capire, no, che tipo di differenze andiamo a valutare rispetto al venerdì 13, perché è fondamentale, no? Capire, in effetti sono due radiodrammi abbastanza ravvicinati e che però, come abbiamo visto già nel frammento, no, che ci hai letto prima, già però fanno dare un giudizio, no? Quindi al secondo, quindi l'anello di Teodosio, come dice, il timbro molto ben chiaro e distinto del radiodramma, mentre a venerdì 13 no. Diciamo una cosa molto, molto chiara anche tranchant, no? Come avrebbe detto Fantozzi per l'armata Potëmkin, insomma, no? L'anello di Teodosio, no? È È una. una pazzesca. L'anello Vabbè, di Teodosio, diciamo, da parte di persone eleganti, viene considerato, diciamo, un radiodramma dalla trama leggera, no? Come quando praticamente si vede un bambino che è brutto e gli si dice com'è simpatico, no? ecco. La stessa cosa, ma i bambini non sono mai brutti, insomma, quindi, però cioè, qualcuno è brutto e quindi si dice com'è simpatico, Bene. no? Ecco, in questo caso non si può ovviamente additare l'anello di Teodosio come l'armata Potëmkin, però si può dire tranquillamente che la trama è leggera. Stiamo parlando di un furto dove sostanzialmente due investigatori investigano su se stessi, ritenuti loro stessi i ladri, che non se ne rendono conto, e invece praticamente quella cosa lì non era, diciamo, rubata, ma era stata semplicemente spostata. Quindi questa è la trama, Ah, ecco, bene. articolata da romanzo da 700 pagine. Cioè, in 30 Certo, fonoquadri poi. sì, perché la faticata, diciamo, è stata proprio. Stava fatta bene. No, ovviamente stiamo in piena goliardia, quindi questo non ci vuole assolutamente sminuire l'opera, diciamo, di No, Chiarelli, ma ci mancherebbe pure. certo. Dico semplicemente che, insomma, avendo letto, no, alcune considerazioni, altro non faccio che riproporle, magari in chiave un po' più scherzosa. Quindi, diciamo, i vari autori, insomma, i vari personaggi che sono Bolt, Crack, Smile, Jack e Janet, questi qui costruiscono sostanzialmente però il primo radiodramma costruito, inventato, scritto, sceneggiato appositamente per la radio. E su questo ci dà ragione anche Franco Monteleone, come ti dicevo prima, che snobba in maniera asburgica il venerdì 13 e prende in considerazione, diciamo, ovviamente attribuisce la primogenitura del radiodramma esclusivamente all'anello di Teodosio, facendo riferimento ai 5 anni dopo la nascita della Uri. Quindi, insomma, cioè, non è che ci sia molto, molto da dire, no? Poi magari nelle prossime puntate parleremo, diciamo, del prosieguo. Questo, diciamo, è un avvio, se vogliamo, articolato da parte del radiodramma in Italia, ma una cosa importante è che c'è stato l'avvio, si è partiti, no? Sì. 3 anni prima, 5 anni, quello che Non ha sia, senso, più certo, non, importante, non c'è esatto. senso. Sì, infatti. Diciamo semplicemente che con un certo ritardo, come spesso succede in Italia, si è partiti, ma, e avremo modo di vederlo, diciamo, in un secondo momento, abbiamo recuperato alla grande. Assolutamente sì. Maria Teresa, tu ti ricordi qualche radiodramma? Perché beh, sono andati No, avanti per parecchio tempo, insomma, i io radiodrammi. no, e mi state facendo venire una gran curiosità. Io invece me li ricordo quando ci mettevamo davanti alla radio con papà che si metteva ad ascoltare i radiodrammi. A un certo punto sono diventati, no, da radiodrammi erano degli sceneggiati radiofonici, perché no, si seguivano gli sceneggiati radiofonici. Mi ricordo che
gli ultimi, sì. Sì, e quelli lì, infatti, Non so siamo. se ancora vengono trasmessi, ma non penso. Sì, no, vengono trasmessi, Ah, sì? ci sono autori, sì, sulla Rai vengono, continuano ad essere trasmessi, ci sono autori che insomma continuano a scrivere, no? Poi ci sono, vengono diciamo, elaborati MP3 proprio per l'ascolto non radiofonico, ma per l'ascolto a casa, quindi insomma c'è ancora un certo, se devo essere onesto, c'è ancora un certo mercato. Beh, E una buona cosa. anche piacere. Io devo dire che io mi ci sono molto avvicinato quando, diciamo, nell'ottobre del 2000, 2020, diciamo, no, ne ero appassionato prima, poi nell'ottobre 2020, avendo il Covid, insomma, ho avuto modo di poter rimanere solo con me stesso e quindi, insomma, ho avuto così, l'opportunità di poterne ascoltare più di uno. E ci sono, diciamo, dei bei prodotti, insomma, sono cose molto molto simpatiche e avremo modo di poterle anche parlare se farà piacere agli ascoltatori. Una Assolutamente. cosa è certa, molti autori, no, hanno cominciato a coniare delle parole che poi sono state, no, diciamo, rubate, ma quantomeno trafugate da altri, no? Rocca, quando parla, diciamo, parla di nativi radiofonici, quando praticamente parla, diciamo, del pubblico che è nato con la radio, parla espressamente di nativi radiofonici, no? Oggi si parla di nativi digitali, Eh sì. ma non ci siamo inventati niente perché Rocca ha parlato, diciamo, proprio di questo. Parliamo, diciamo, di Ferrieri, no? Che parla di figure radiogeniche, no? Oggi si parla di telegenico, ma Ma ieri si forse. parlava di figure radiogeniche. Parliamo di Arnheim, Rudolf Arnheim, che è insomma, un autore tedesco di origine ebraica, parla di immagine acustica. Quindi sono delle terminologie che, insomma, se andiamo bene a dinocciolare, a dipanare la matassa, beh, lasciano intendere cose molto interessanti. Assolutamente sì, e noi lasciamo i nostri radioascoltatori con la voglia di ascoltare tutto quello che poi noi diremo nelle prossime puntate. Che ne dici, Umberto? Ma io penso proprio di sì, anche perché l'argomento del radiodramma all'interno di Dentro oltre la radio è una sorta di software, no? Che si inserisce in mezzo a tanti bellissimi, stupendi, meravigliosi argomenti di hardware che i nostri amici dell'AIRE portano avanti. E noi magari ogni tanto, come pensimonio, entriamo, diciamo, in questa kermesse di riflessioni fatte sulla radio, ma parlando di software piuttosto che di Di hardware. hardware. Bene, allora ringraziamo i nostri radioascoltatori, ringraziamo Maria Teresa, ringraziamo Umberto e noi Grazie a voi. al piacere della prossima occasione. Tanto se non lo dico Questo io, dimmelo no, tu. maledetto te, guarda, e l'hai detto benissimo. No, dimmi, se devo fare tutto io lo faccio. Allora facciamo così. Io saluto i radioascoltatori, saluto Maria Teresa, Paolo, buonasera a tutti. E dillo te per piacere. E al piacere della prossima occasione. Buonanotte Buonanotte a a tutti. tutti. Buonanotte. URI, Unione Radiofonica Italiana. 1RO, stazione di Roma. Lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ameria Radio ha presentato Dentro e Oltre la Radio con Umberto Alunni, Maria Teresa Ferrante e Paolo Pellegrini.